L'evento c'è stato, è stato visibile, su questo non c'era alcun dubbio. La prima domanda a cui abbiamo dovuto rispondere è se questo abbia sensibilmente peggiorato la qualità dell'area, dei quartieri che sono stati impattati, che come diceva correttamente lei sono due. Questa è stata un po' una novità anche di questo evento, in quanto il grosso delle polveri e il vento era inizialmente da sud-ovest, ha investito il quartiere Paolo VI. Un evento che è un po' inconsueto rispetto agli altri eventi eccezionali di vento. Poi il vento è girato improvvisamente ed è andato sul quartiere Tamburi. Entrambe queste centraline che abbiamo sia a Paolo VI e Tamburi, ne abbiamo un certo numero, hanno certamente registrato l'evento. Anche se sono polveri grossolane, noi abbiamo centraline che misurano il PM10, che è la frazione respirabile. Questa era una frazione, il PM10 di per sé non è nemmeno visibile a occhio nudo. Questa nube era molto visibile, quindi c'era anche un particolato che è sfuggito alle rilevazioni. Ciononostante, intorno alle 16 di sabato 4, i valori istantanei, biorari, hanno raggiunto livelli molto elevati, circa 200 microgrammi per metro cubo, come media delle due ore. Una centralina, anche in particolare quella su via Orsini dei Tamburi, ha anche mostrato ne ha ricevute così tante in due ore da far superare anche la media giornaliera, perché poi il limite, il valore obiettivo è quello, il limite di legge è quello di 50 microgrammi per le 24 ore, però siccome l'evento è stato così molto breve e intenso, molte centraline non hanno avuto questo superamento, tranne quella di via Orsini, che peraltro è anche una rete della qualità dell'aria dello stabilimento il Marcelor, che si trova al di fuori del suo perimetro. Quindi questo è stato l'impatto numerico misurato dalle nostre centraline di un evento che è stato certamente eccezionale per la sua natura, per l'intensità, purtroppo mi faccia dire non più per la frequenza. Cioè, questi eventi ormai tendono a ripetersi molto più frequentemente che in passato. Qual è il fattore e il dato più preoccupante, secondo lei, dottore, che avete rilevato? Beh, che ancora oggi sussiste nell'area industriale di Taranto un certo numero di impianti che movimentano materiali pulverulenti e che sono ancora scontano un loro ritardo nella copertura delle aree particolarmente affette da uno sporcamento generale, che in questi eventi si risolleva e ricade sulla città, che purtroppo si trova sotto vento, tipicamente sotto vento a questi eventi molto intensi, con l'aggiunta quest'anno anche di Paolo VI, che non era sotto vento alla tramontana tipica, ma anche ha preso un vento da sud-ovest raro di questa intensità che pure c'è stato. Certo, il vento è un fenomeno naturale, quindi non si può controllare ovviamente, però si può controllare si possono controllare i vari depositi di minerali che sono a quanto pare ancora non coperti, e quindi ogni volta che c'è una raffica di vento anche forte liberano nell'aria tutto quello che abbiamo visto anche in maniera abbastanza evidente sabato 4. È così, c'è anche uno sporcamento generale dei luoghi, della viabilità, ma c'è anche una mancata copertura ancora ad oggi di alcuni parchi. Allora, quello che è molto visibile sono i due capannoni della copertura dei parchi primari, sì, dello stabilimento Arcelor. Quella copertura è ormai completa, salvo alcune coperture laterali nel parco fossile, però il contributo dei parchi primari a questo evento è stato zero. Ci sono altri parchi secondari che non sono ancora coperti, e i loro relativi nastri trasportatori che non sono stati coperti proprio in virtù del fatto che sarebbero stati inglobati in alcuni capannoni, che sono ancora scoperti. E alcuni non lo resteranno, anche il parco Loppa non verrà mai, parliamo sempre di Arcelor, non verrà mai coperto. C'è un altro parco che probabilmente è quello anche responsabile della nube che sembrava scavalcare, sì, il capannone, abbiamo visto tutti i filmati che sono circolati in rete, sembrava scavalcare addirittura il capannone dei parchi minerali. Bene, lì dietro c'è il cosiddetto parco omogeneizzato, che è ancora scoperto, lo sarà adesso, la nuova scadenza credo che sia 2024. Sì, sì. Quindi ci sono ancora alcuni luoghi che scontano dei ritardi, questo doveva essere coperto già nel 2016.